Esame ed approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012. Chiederei al capogruppo Gianni di dare lettura e presentazione del dato bilancio consuntivo 2012. Con la presente relazione della Giunta Comunale, adempiendo quanto prescritto dall'articolo 151,6 del decreto legislativo 267 del 2000, nonché altre, eccetera, illustro il Consiglio i risultati di gestione dell'esercizio 2012, risultati al conto del bilancio con valutazioni in ordine all'efficacia dell'azione della stessa condotta, sulla base dei risultati conseguiti, rapporti e programmi e costi sostenuti. L'anno 2012 ha visto la conclusione di alcune opere avviate nell'anno precedente, la realizzazione di numerose opere pubbliche con un importo complessivo di €277.000. Si sintetizzano in seguito i principali interventi. La maggior spesa riguarda la viabilità, infatti sono stati investiti in questo settore 33.703 euro per la scuola di municipale comunale, 25.000 euro per la messa in sicurezza di Santa Barbara, sul superiore, con la posa di una nuova inferriata e ricordo di protezione. Euro 20.000 per lo spostamento della trasmissione tribunale semaforico da Via San Fermo a Via San Rocco, presso la chiesetta, per la messa in sicurezza dello stesso. Euro 16.219 per la sistemazione del marciapiede di Marconi, di rimezzo delle valori architettoniche e facimento della finitura sottostante. Inoltre sono stati spesi 21.780 euro per la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica nel piede ucraino di Milione, opere finanziate con fondi propri dell'amministrazione comunale senza ricorrere a nessun ulteriore debitamento. L'amministrazione è inoltre finanziata con fondi propri l'acquisto di un nuovo autocarro e di una spazzatrice di due operai comunali, con un importo complessivo di 60.863 euro, di cui 14.000 derivanti dall'alienazione del vecchio automezzo in dotazione ai componenti. Sono state pagate poi le rate complessive di €5.176 con l'acquisto dello scavatore della scuola necessaria, il tutto al fine di dotare gli operai comunali di migliori attrezzature funzionanti, allo scopo di contenere i costi di pulizia del paese con la spazzatrice e ridurre i costi di appalto per il taglio della riva e dei movimenti di terra. Sempre con fondi comunali, l'amministrazione ha provveduto l'acquisto di un giovo per la ricerca di guasti dell'acquedotto con la somma di €2.847 ed ha provveduto al recupero e alla messa in sicurezza della vasca dell'acquedotto in località Parolì e l'ha presa la sorgente del tuffo in località Fei per €8.977 euro di lavoro. Grazie ai contributi a fondo perduto erogati dal PIN di Valle Camonica e dalla Banca di Credito Cooperativo di Brescia, si è potuto contribuire alla realizzazione dei lavori di recupero del cimitero vecchio e basso inferiore, acquistando materiali con un importo di €8.941 euro, lavori realizzati dal lavoro volontario di recupero del PIN di basso inferiore. Sono stati destinati sempre con fondi comunali €2.647 euro per lavori di adeguamento della sede del centro comune anziano di basso inferiore in Legano, ed €1.391 per il completamento dei lavori di sistemazione del tetto di cui è permessa la palestra, €1.990 per il potenziamento della rete informatica comunale, come quarta parte della spesa complessiva sostenuta dal livello di comune. Finalmente si è provveduto anche all'accatastamento di tutti gli edifici comunali che avevano ancora particolarità, palestra, marghe, magazzini, eccetera, una spesa complessiva di 10.000 euro. 1.500 euro sono stati impegnati quale quota del 10% del livello di liberalizzazione con abbattimento di barriere architettoniche e 1.100 euro per il conferimento di capitale all'azienda di servizi pubblici di Valle Camonica. Infine sono stati liquidati 30.071 euro ai operatori commerciali che hanno partecipato al quarto bando dei dispacci commerciali ed è stata impegnata la differenza su una spesa complessiva di 53.000 euro da corrispondenti contributi regionali. Per quanto riguarda la gestione dei residui, la spesa consistente è stata quella relativa al saldo di lavoro di sistemazione della Valle dell'Inferno, pari a 159.000 euro, e quella relativa al saldo di lavoro di costruzione del quadrato rurale in dolce di Santa Rosa, per 31.800 euro. Sono stati liquidati 52.000 euro a saldo di contributi ai commercianti relativi al secondo bando di stati commerciali, sempre a seguito del finanziamento regionale. È stata liquidata la spesa di 6.640 euro per la sistemazione del tetto della palestra. Altri 2.280 euro sono stati pagati a saldo di imprese che hanno realizzato la ristrutturazione dei campi da calcio e la costruzione dei campi da tennis in entrambe le frazioni. Si è provveduto a liquidare la comunità montana a quota di 21.118 euro per i lavori di messa in sicurezza della strada comunale al suo Lozio
e infine sono stati liquidati le ultime due rate dell'acquisto di capitale azionario della società Fungia Guario Bono per 9.188 euro. Queste diciamo le cifre. In conclusione, la valutazione della giunta sul lavoro svolto nell'anno 2012 è assolutamente positivo, anche alla luce delle continue diminuzioni di risorse a disposizione dell'amministrazione comunale a fronte di tagli da parte dei contributi di Stato e Regione, a fronte dell'incidenza del debito accumulato negli anni scorsi e del rallentamento evidente e sempre più pesante dell'attività edilizia, con relativo mancato incasso di una ritualizzazione, anzi dopo ci diranno cifre importi anche di questo. L'azione dell'amministrazione comunale si è quindi concentrata essenzialmente sulle urgenze e sulle necessità indifferibili, che sono sostanzialmente legate alla manutenzione del patrimonio comunale. Da questo punto di vista gli interventi sono stati numerosi, mirati, efficaci e razionali. Purtroppo la scarsa attenzione della scolaretta degli anni scorsi rispetto alla conservazione, alla manutenzione del patrimonio, all'organizzazione del personale e all'efficienza delle attrezzature ha portato un incremento delle necessità di intervento e di risorse in questo settore. Evidentemente questo ha comportato una forte contrazione degli investimenti per nuove opere e infrastrutture. La Giunta però, proponendo il fondo consultivo, ritiene che tali scelte, ma poco redditizie dal punto di vista di visibilità politica e di consenso elettorale, siano state assolutamente opportune e indispensabili per mantenere adeguato il livello dei servizi essenziali, per garantire l'efficienza della macchina organizzativa del comune e per salvaguardare la degrada del patrimonio dello stesso. Inoltre viene rilevato come sia stata portata a compimento la parte principale del programma previsto nel bilancio di previsione per l'anno 2012. Per lo meno la parte che presenta le opere e i requisiti finanziari con fondi comunali, in quanto per il resto non è arrivato niente. Un'azione amministrativa incentrata comunque sulla concretezza e sul realismo, necessario per garantire i servizi e dare risposte alle esigenze quotidiane dei nostri concittadini, senza per questo accantonare il mondo dei sogni, ossia i progetti ad alto respiro, che caratterizzano la nostra visione del futuro, che, con una carenza di risorse che sicuramente proseguirà, non abbandoneremo mai, dall'area come funziona la centro del paese al parco archeologico, passando dall'albergo diffuso al rilancio dell'agricoltura chilometro di zero. L'azione svolta è completamente in linea con il programma amministrativo, sul quale questa amministrazione comunale ha chiesto ottenuto la fiducia dei cittadini prossimi, ma si ritiene che possa essere condivisa anche dall'intero consiglio comunale, al quale si chiede l'approvazione del conto consuntivo 2012. Non so se lo legge già, che uccide adesso anche la sua parte. Sì, teoricamente sì, ma si vede. Io sempre l'ho detto di solito. Cioè, io ce l'ho qua, però non lo sapevo. Perché l'ho modificato un po'. Abbiamo già risposto 785.000 e non sono state aumentate le tariffe.
83.000 euro su 80.000, dovuti quasi esclusivamente al sistema di energia, al recupero del DG. E il ruolo TARSU, la cui previsione è di 140.000 euro, mentre invece ne abbiamo accertati 284.000, in quanto sono state accertate due annualità, 2011 e 2012. I trasferimenti erariali ormai sono diventati una voce non più significativa per il bilancio comunale. Sono stati accertati 12.000 euro contro gli 11.400 previsti in bilancio e sono stati cassati tutti. Mentre invece non sono stati accertati i contributi e trasferimenti correnti da parte della Regione contro una previsione iniziale di 5.000 euro. Il totale degli accertamenti del titolo secondo è stato pari al 74% rispetto alle previsioni conto capitale, mentre per le entrate extra tributarie si è riscontrata la differenza del 73% fra la previsione di 453.000 euro e l'accertamento di 432.000 euro e la riscossione di 228.000. La voce più importante è risultata essere l'importo di 140.000 euro accertati e incassati quali sanzioni amministrative relative alla casa ex Veraldi, che hanno permesso di chiudere il rendiconto con un avanzo di amministrazione e, cosa più importante, finalmente c'è il segno positivo fra le entrate dei primi tre titoli e le spese correnti. In sostanza è stato raggiunto il sostanziale equilibrio di parte corrente per l'esercizio 2012. I punti di criticità invece possono essere così riassunti: rispetto alle previsioni iniziali si sono evidenziati mancati proventi di 20.000 euro da 168 per i servizi civili italiani, 48.000 euro per la riscossione del credito IVA e 47.400 per mancati proventi, concessioni edilizie, oneri di utilizzazione che erano destinati in gran parte alle spese correnti. Di conto, su 1.178.000 di previsioni di spesa corrente ne sono stati impegnati solo 1.002.667, con una economia di 175.569. Le principali opere finanziate rendicontate in questo consuntivo vi sono già state ampiamente illustrate dall'amministratore. Non sono stati assunti dubbi, avendo esaurito la capacità di orientamento per tutto l'anno 2012 e per i successivi esercizi. Inoltre, il nostro debito residuo a fine 2012 ammonta ad euro 3.306.382 contro i 3.476.000 a fine 2011. È stato abbattuto il debito per circa 170.000 euro. Le spese correnti sono state 2.002.000 euro, di cui il 19,51% circa di spesa per il personale e il 14,36% circa per interessi passivi venuti. La spesa complessiva per il pagamento dei mutui è stata di 314.369 euro, che è il 31,35% della spesa corrente. Il conto del patrimonio si chiude con un totale relativo di 8.414.455 euro e con un patrimonio netto di 4.012.025. Infine, il revisore dei conti, dottoressa Antonelli Silvia, ha rilasciato parere favorevole alla votazione del rendiconto, così come previsto, così come proposto dalla giunta Parisese, senza punti di. Vi sono domande da fare? Chiarimenti? Hai detto che la spesa del pagamento dei mutui praticamente un terzo di tutta la spesa corrente. Sì. Perché solo gli interessi sono 14,60, ma gli interessi di quota capitale sono il 31,50, 31,35 delle nostre spese correnti. Quindi se sommi gli interessi più le spese di personale, noi abbiamo un bilancio ingessato al 50% solo per queste due spese, per queste due voci. Però abbiamo recuperato le spese correnti, abbiamo recuperato 175.000 euro. Abbiamo risparmiato, ovviamente, quindi è quello che... Su cosa? In grande linea. Abbiamo tagliato un po' su tutto. Cioè, non c'è una voce che non abbiamo, perché le spese correnti, c'è 2.000 euro da 5.000 euro in là, in là, in là. Quindi abbiamo chiuso, chiudiamo in pareggio bilancio per i 140.000 euro di sanzioni che abbiamo dato alla casa della Paola d'Armi. E che è 80.000 euro che sono 12 nuove, quello ci ha permesso di chiudere il pareggio bilancio, il consumo. Qualche problema in più lo avremo nel prossimo esercizio.
raggiungere questo pareggio, perché per il 2012 l'abbiamo raggiunto, ma per il 2013-2014 dobbiamo raggiungerlo e non ci saranno più queste entrate straordinarie, perlomeno non in questa misura, bisognerà trovare altro. E adesso con tempi noi almeno si sa ancora niente di preciso, quindi non il bilancio di previsione quando è che fine giugno lo dovremo pur fare, anche se non si sa niente di preciso, qualcosa bisognerà mettere giù. Va bene, su questo direi che sul consuntivo 2012 giustamente sottolineiamo il capogruppo, cioè comunque la soddisfazione di aver realizzato un po' di opere pure in questa situazione, pure in queste condizioni, e soprattutto dove essere riusciti a recuperare buona parte di imposte evase, e quindi diciamo segnale c'è, rimane la preoccupazione per il futuro, che ovviamente non sappiamo. Non abbiamo certezze ancora su dove reperire le risorse, ma abbiamo buone indicazioni sul fatto che dovremmo adattarci. Quindi vuol dire che quello che si è verificato fino adesso, quindi aumento di tariffe più o meno generalizzato, purtroppo ci toccherà. E questo però si innesca in un quadro nel quale sia a livello nazionale che sempre più periferico tutti stanno facendo la stessa cosa. E alla fine quello che rimane a dover sopportare tutto il peso di questi ragionamenti è l'utente finale, il cittadino comune, di cui noi siamo anche parte di questo. Per cui personalmente io faccio i complimenti al sindaco per come ha operato in questi primi due anni, per l'impegno che ci ha messo e per i risultati che ha fatto, che ha portato a casa. E, però appunto la preoccupazione per il futuro è l'anno. Che abbiamo portato a casa? Abbiamo, noi spartiamo volentieri questi meriti. No, è un gruppo, questo è un gruppo, non è merito del sindaco, è un gruppo. Troppo modesti. No, nel senso, non sapete come la penso su questo. L'esaltazione non mi piace. Va bene, purtroppo. Tra l'altro, giusto per parlare di aumenti, ero in comunità montana ieri sera per la società Idrici di Valle Camonica, che è quella che dovrebbe occuparsi della depurazione, e se viene avanti anche quella, adesso c'è un po' si sta tergiversando per capire se è meglio seguire la strada di Valle Camonica Servizi SRL, visto che è stata trasformata da SDA SRL e dunque potrebbe in carico in house la gestione del combinato della depurazione della Valle Camonica, aspettando il subabito della provincia nella provincia di Brescia, della zona di Valle Camonica, piuttosto che invece proseguire con questa. Si sta cercando la via con il dolore. Il dato certo però è che anche la tariffa dell'acqua aumenterà del 25%, il 25% al metro cubo, cioè lo sapevamo già, allora sono solo i comuni dell'Alta Valle per ora che l'hanno deliberato, anche perché c'è una grossa forzatura sulla normativa, perché ovviamente dovrebbe essere deliberato dall'autorità d'ambito di Brescia in questo momento di stallo anche legislativo, purtroppo le cose sono così, ma noi sappiamo che presto tardi arriva anche questo, anche perché faccio presente a tutti i consiglieri che noi abbiamo una parte non depurata del nostro, non abbiamo lo scarico autorizzato, e la prima denuncia che arriva io pure il penale, cioè,
Dunque sappiate il rischio che corriamo. Queste non sono le buone notizie, insomma. Detto questo, è tempo ovviamente la felicità per i risultati dell'anno scorso, non ci permette di festeggiarci perché le ombre per il futuro sono molte. Non tanto penale il sindaco da qua, speriamo. Speriamo con i corsi che facciamo prima, che anche con Borno si riesca finalmente ad adattare un dialogo sul discorso delle strutture, della situazione, del collegamento, un dialogo serio e costruttivo che ci porti in giro qualche anno a risolvere questo problema gravissimo, al di là delle multe o del penale, però è un problema ambientale che sono venuti da nascondersi e poi non si scarichi, non sono autorizzati, non possono nemmeno essere, quindi la cosa va risolta, o costruendo un nuovo depuratore, che saremmo all'apoteosi con tre depuratori per 1500 persone, quasi quasi conviene insacchettarsi le cose, oppure si risolve in maniera definitiva con un discorso del collettamento in un ambito più grande, in un ambito già depurato, eccetera, eccetera. Lo scoglio finora è stato buono, non ti nascondo, speriamo che adesso ci sia anche la voglia di allacciare questi dialoghi, con tutti in parole ci rassicurano, tutti vogliono farlo, ma poi dobbiamo vedere nel concreto che tornano le cose, noi prenderemo subito ovviamente contatto con le persone per cercare di cambiare questo e altri discorsi che abbiamo ancora in essere, tipo l'isola ecologica, tipo il discorso turistico a livello di altipiano, eccetera, eccetera, insomma. Da lunedì si ricomincia a lavorare su questo. Colgo l'occasione per complimentarmi anche con il consigliere Botticchio che ha portato a termine i due access point gratuiti riders qui in piazza Roma e giù in piazza Mercato Ossimo Inferiore, dove praticamente la gente con un portatile o con il telefonino può connettersi gratuitamente attraverso il portale della provincia che ti fornisce codici, nel senso che state attenti che tutto viene registrato comunque, perché ognuno deve fornire i propri dati e un numero di telefono al quale è associato, però è un servizio, ci limitiamo a questi piccoli traguardi, però mi complimento per il lavoro e l'impegno fatto da sì, mi ha autorizzato bilancio, tutto si può fare. Ma sai che ci fa un bel tendone da parte. Ci sono altre favorevoli? Le mie attività non serve.